L'abito da lavoro del santo è un abito come tutti gli altri, giacca, gilet, pantalone. Ma a differenza di tutti gli altri, l'abito da lavoro del santo è fatto soltanto di fili da cucito, milioni di fili, ordinatamente divisi per tipo e colore, già tagliati e imbrigliati di ugual misura, ben pressate le une sulle altre che a guardarle un po' distratti potrebbero apparire come una stoffa multicolore. Ci sono fili per il bastire, per cucire, per il punturale, per gli occhielli, ce ne sono in cotone, in poliestere, in seta e in nylon, per i punti invisibili. Fili che cucendo deformano la cruna del lago e altri che la rispettano. Quando il santo si mette al lavoro, stacca dal proprio abito il filo che gli serve e dopo averlo umettato con la lingua, quasi fosse un rapido bacio di commiato a un amante che se ne andrà per sempre, con una sola esatta mossa lo infila nella cruna. Poi, con un breve tocco, fa un minuscolo nodo su un capo e infine inizia a cucire. A vederli sempre uguali a se stessi, potrebbero anche sembrare i gesti magici di uno sciamano. Uno sciamano il cui abito cambia nel corso del tempo, però. Quando il santo inizia a fare il salto, il suo abito di fili da cucito è infatti ben gonfio e teso, ma con il passare degli anni poco a poco si assottiglia. Più lui cuce vestiti per gli altri, più il suo svanisce, sino a sembrare quasi una ragnatela. E quando anche l'ultimo filo è consumato, svanisce tutto, anche il salto. Finalmente libero da tutti quei fili che lo imprigionavano nella loro rete, se ne va felice per il mondo, abitando di nascosto nelle centinaia di vestiti che ha cucito quando faceva il salto.